Salve a tutti amici, ben ritrovati qui da Mr. Watty. Come vedete siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse 2. Come potete ben immaginare le cose sono un po' cambiate. Come vedete questo è il mio personaggio, sono livello 85 ed è difficilissimo adesso livellare a questo punto. Comunque ovviamente sono di Ultra Saiyan. In questo grande ritorno volevo affrontare con voi delle missioni parallele. Io il gioco l'ho finito come vi dicevo, ma il problema è che non riesco a capirlo sinceramente, perché come vedete io lì ho ancora una missione principale da fare che mi dà un robottino e io a quanto pare giocavo una versione vecchia perché erano missioni di GT e si potevano fare tranquillamente. Adesso mi diceva che il livello consigliato è più alto del mio, ma come vi ho spiegato non si può più livellare più di così, cioè è veramente difficile. E inoltre qua con le missioni parallele io le ho fatte tutte, le ho quasi tutte completate, anche se ovviamente non sono tutte Z, però comunque ho sbloccato tutte le tre condizioni e per me sono completate sinceramente. L'ultima è come dice appunto la battaglia finale è veramente un bordello. Scrivetemi qua sotto nei commenti chi l'ha completata, perché a parte la condizione di vittoria, già la primaria come leggete è improponibile, cioè quindi vuol dire che ho Zamasu fusione, Vegeta blu, Goku blu, C17-18 addosso e non posso toccare Bills, che è Bills un mio avversario tra l'altro. Partiamo con una un po' più scialla e invece preferisco avere tante merdine come in questo caso, che qua già è più fattibile, quindi ci proviamo. Ed eccomi qua, questo è il mio personaggio ovviamente, mi prendo come compagno, diciamo siamo schettieri ormai perché dovrei aver fatto tutte le missioni in parallele con questi qua, quindi Zamasu fusione e Vegito blu, in modo tale da prendere Goku e Vegeta in un personaggio solo, più o meno diciamo. Così vedete anche le mosse che ho equipaggiato, che anche quelle sono importanti. Ed sono Cyberman subito, allora ed è subito modello, allora non sopporto, allora eccoci qua, mamma mia che Cyberman è già tutto impanicato, minchia l'ho one-shottato il Cyberman. Comunque devo dire che è un bel crossover il Cyberman con il Cyberman, perfetto. E voilà, sono arrivato io già morto. Tra l'altro un'altra cosa misteriosa è che su questo gioco appunto non si può sbloccare la ricarica dell'aura e quindi mi ritrovo così che devo aspettare che si accumuli l'aura colpendo i nemici perché non posso fare altrimenti. Ed eccoci qua, sono versioni già più interessanti, più o meno. Beh, sono Krillin e Yamcha in cattivi comunque, ma vicino assoluta, quindi sono leggermente più forti. Non vuoi fare la Kamehameha. Poi tra l'altro appunto. Porca, state fermi. Volevo dirvi, posso iniziare su Super Saiyan 3. A parte questo, è finissimo. E poi, comunque, la mossa di Majin Buu, quella lì che ho fatto prima, quella di parata, avete urlo fuori bond, esatto. Mi serve anche per accumulare la aura nel vigore, però rispetto alle altre, diciamo, è la più conveniente. E non è facile. Vediamo se riesco a fare una mossa che è difficile da fare, ma se funziona, togli un sacco. La Kamehameha di Goku Black Rod, ovviamente non ce l'ho fatta, ma ovviamente Zamasu ha fatto il suo dovere. E l'ho fermato Yamcha. Minchia, anche da cattivo Yamcha continua a essere una delusione, perfetto. È arrivata in Singa a caso, va bene. E volevi tirarmela. E invece fate il massacro. È finita, Yamcha, renditi. Poi mi dà un fastidio quando hanno la testa dura, che gli manca pochissimo, ma col cazzo che si arrendono. Io poi a volte non mi ricordo assolutamente le mie mosse standard che consumano poco, non quelle supreme, diciamo le altre, tipo quelle che ho fatto. Però invece Tenzing, vediamo a te. Allora, io direi, visto che non sta fermo un attimo, che lo vedo molto bizzarro Tenzing. L'altra, aspettate che lo lancio lontano un attimo. Basta, ok, mi ha lanciato lontano lui. Prendetelo però, staretelo, se no non riesco. E basta però. Minchia, il vigore è spento. E adesso è il momento. Preso in pieno, raga, preso in pieno. Un po' mi spiace perché non pensavo di scegliere queste merdine, però comunque era una missione a livello difficile come avete visto, però non mi pare. E muore. Oh, finalmente. Ci sarà qualcun altro, spero, perché sennò è deludente questa missione. Cyberman, ma perché? Non è che c'è il Cyberman. Ormai sono una decorazione di Dragon Ball, cioè le mettono quando non c'è un cazzo da fare. Loro lo mettono, perfetto. E li one shot, perché ormai sono troppo forte. E così, raga. E quindi questo è il mio personaggio. E niente, per adesso è tutto così. Boh, tutto il vigore così. Perfetto. Dai, dai che è morto, perfetto. Quindi poi vi ricordo anche, controllate nelle schede che vi lascio dei video interessanti e anche il mio canale rap. Ed eccoci qua, contro Goten e Trunks bambino. Già finalmente è una sfida interessante questa, dato che sono anche malvagi. E al volo, attenzione. Mi impose quando li tolgono perché succedono delle cose negative. Ci sono due cose negative che possono succedere con le mosse supreme. O li tolgono oppure ci passano attraverso perché, come avete visto, e basta però. Come avete visto diventano, non so, si mettono il tubo e quindi sono intoccabili anche se l'attacco gli arriva. E basta Trunks però. Allora,
Levati però, levati. Minchia, bordello. Non ci siamo. Ah, poi tra l'altro ho la super anima. Praticamente mi carica Laura, che palle Goten. Piglia e te lo piglia. Attenzione. Ma l'ha colpito, ma perché non gli ha tolto niente? Era lì la mossa ed era lì lui. Comunque vi dicevo, la super anima che praticamente ricarica Laura automaticamente. E quando Laura è full aumenta attacchi normali. No, no, bastardo. È una mossa di merda. Cioè non è che toglie tanto, però è stronza, perché è solo fatta per darti fastidio. Ok, perfetto. Colpito. Mamma mia, troppo forte questa mossa. Come vedete toglie un sacco. Allora, che palle. E muori però. Frisbee di Freezer, perfetto. Ok, si riparte. E anche Trunks ci saluta. Dai che sei morto, non rompere. Quindi me la sono tenuta per questo. No, bastardo. Ma cioè, io ho fatto la mia mossa, no, che mi alzava, che è questa qua. Tecnicamente io avrei dovuto evitare l'attacco di Trunks, ma a quanto pare no. No, mi sa che non la sblocco di nuovo. È sbloccata la conclusione? No. Io volevo fare la conclusione suprema, ma a quanto pare, non sapendo cosa dover fare, secondo me ci metto troppo a finire, perché di solito in questi casi è devi finire entro 10 minuti e a quanto pare non riesco. Quindi io direi che ci sta ancora una missione. Sta reggendo più del previsto, sinceramente, Dragon Ball Xenoverse, perché è un gioco pesante, però effettivamente ho un i7 di settima generazione come processore, quindi tipo questo, piccolo ma forte, che c'ha gli avversari interessanti. Quindi scelgo il mio solito team. E poi ditemi anche sotto nei commenti se io prima scegliessi Vegeta blu e poi Zamasu cambiasse qualcosa, ma non penso. Ed eccoci qua a fare un po' di casino. State fermi però. Come sempre in tutti i Xenoverse, un modo per sbloccare la conclusione suprema sia di sconfiggere tutti gli avversari in ordine di forza. Perché come è successo anche con Buono Ragazzo, che prima uccidevo Goku e Junior e lui si trasformava in Super Saiyan livello 2, la stessa cosa fa qua. Si trasformerà prima in Super Saiyan e poi in livello 3. Dai che pane morta. Ed è voilà. Ancora no. È Super Saiyan 2 però, ma meglio di prima. E poi se ne scappa, ma che cazzo vieni qua, ma no, 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 bastata. No, 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 me ne ero andato, non vale, non vale, no. Minchia, pan, te le do adesso. Porca puttana, basta. Super Saiyan 3 e spam. Tieni a distanza adesso, vieni qua, che ti saluto un po'. Eccola qua, perfetto, equipaggiamento che forse ho già. Arrivo, Zamasu, dov'è Trunks? Sì, pan, sei morta, adesso basta. Eccomi Trunks, arrivo, dai che gli faccio il culo a questo. Ma vieni qua, Trunks. Dai, Vegito, trattieniti perché devo fare la conclusione suprema. Va bene. Che è arrivato a un certo punto dell'energia, lui diventa Super Saiyan. Invece di livello 3 e sconfiggendo gli altri, ovviamente. E adesso Trunks vai a casa. Questa super mossa. Guardate, guardate! L'ha appena fatto! Cioè, cosa vuol dire sta mossa? A volte è anche più ridicolo, a volte riesce a fare ad arrivare in tempo quando io ho ancora la sfera su. Lui è Houdini e fa sparire l'attacco anziché andargli addosso. C'è questa cosa strana, che l'hanno fatto solo perché sennò sei troppo OP. Però ho capito, ma devi essere anche realistico. Porca puttana, non è che sei realistico solo quando ti fa comodo. Attenzione, in livello 3, li abbiamo sconfitti nello stesso istante. Attenzione! E c'è Goku livello 3. E quindi ovviamente nel GT non reggeva tanto con questo fisico il livello 3. Dove è andato? Cioè, è sparito. Però è comodo ovviamente che rimanga solo per il gioco. E adesso super mossa. Lui tecnicamente non dovrebbe fare a tempo ad accorgersi di quello che succede. E invece succedono ste cazzate che uno non si aspetta, perché dici, non solo non ha senso come anime, ma non ha senso come logica, perché io l'ho appena colpito, no? E lo vedete anche voi che non avrebbe il tempo materiale per capire cosa succede, visto che poi siamo anche in 3, quindi è già più difficile capirlo. Facciamo punta di niente, perché sennò sarebbe troppo facile. Mica che palle, grazie Zamasu. Bravo Vegito, bravo. Ecco, questi sono bei compagni di squadra che riescono a interrompere il nemico. È vero che è una chicca che mi ha insegnato Zamasu, non fusione. Sono proiettili divini che seguono l'avversario, anche se non è così infallibile come sembra. Grandi che avete interrotto l'attacco, perfetto. Quindi vedete, se l'avversario non è fermo all'inizio evitarli. Quindi non sono così infallibili come descrive il gioco. Comunque dove vai? Che senso ha? Ti sto colpendo in un punto, non te ne ho spostato in quel punto, se no che cazzo serve il teletrasporto? No, volevi e basta, merda, non ho più vigore. Dai che sei morto, basta. Ancora lì e voilà, colpito, affrontato, perfetto. Non mi dà la conclusione suprema. Io non riesco a capire dove sbaglio comunque, perché i nemici li sto sconfiggendo in ordine di potenza. Non so se avete notato, tendo a fare video che durino meno di 15 minuti o anche di 10 in realtà, quando sono fortunato. E quindi io vi rimando alle schede che trovate qui nel video. Inoltre vi ricordo anche che in descrizione trovate i link dei miei social, che hanno tutti, Facebook, Twitter, Instagram, e anche il mio profilo Game Jolt, dove trovate i miei videogiochi sviluppati da me da provare gratis e dirmi cosa ne pensate. Il profilo Wattpad, dove scrivo storie, quindi se amate leggere è il posto giusto. E soprattutto vi ricordo il canale Rap Mastime, che trovate sempre in descrizione, o se lo cercate comunque su YouTube lo trovate. E se vi è piaciuto questo video lasciate un like, commentate, condividete, e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao da Mr. Watti.